Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag che ho visto sul canale di Consigli Smart. Vi lascio giù in info box il link al suo canale. Questa volta parliamo di moda perché il tag si intitola Io e la moda. Non so bene da chi sia stato ideato, ma se nel frattempo riesco a capirlo, vi metto tutto giù in info box. Partiamo subito con la prima domanda. Che stile ti piace di più, Gucci o Dolce & Gabbana? Devo dire che nessuno dei due, non sono due stili che mi piacciono particolarmente. Se vogliamo parlare di grandi stilisti, a me piace molto Valentino, però gli altri, insomma, dipende magari dal capo di abbigliamento, ma non ne vado matta. Io comunque più che lo stile dei grandi stilisti seguo un po' il mio di stile, nel senso che mi metto quello che mi piace, indipendentemente dalla moda del momento, dallo stilista che ha ideato quello specifico capo, dalla marca, insomma, sono un po' ribelle in tal senso. Seconda domanda, tacco o sneakers? A me piacciono molto i tacchi, io preferisco andare in giro con le scarpe col tacco, mi sembra che slancino, mi sembra che siano molto più eleganti, molto più fashion, quindi io sicuramente sono una persona che indossa i tacchi. Poi ovviamente dipende cosa devo fare, dove sto andando, magari se devo camminare tanto è ovvio che non mi metto i tacchi, però generalmente se parliamo proprio della condizione ideale, diciamo così, preferisco i tacchi. Borsa a spalla o a tracolla? Io preferisco la borsa a spalla, mi sembra che sia più carina, più elegante, anche se quando sono in vacanza, in versione turistica, a volte con certe tipologie di borsa magari la porto anche a tracolla, ma lì è più una questione di praticità, perché magari ho già la macchina fotografica, perché magari quando sono in luoghi che non conosco tanto bene è anche più sicuro, secondo me, tenere la borsa a tracolla, però generalmente io la porto a spalla. Domanda 4: pelliccia o cappotto? Se lasciamo un attimo da parte tutto il discorso degli animali, del benessere degli animali, che è importantissimo, ma volendo fare solo un discorso ideale, quindi non prendete la cosa nel modo sbagliato, però se parliamo solo dal punto di vista estetico, a me piace di più la pelliccia. Poi ovviamente ci sono tutti i discorsi da fare sulla protezione degli animali, sul benessere degli animali e quindi magari tra una pelliccia vera e un cappotto è meglio magari orientare sul cappotto, però devo dire la verità, a me dal punto di vista estetico la pelliccia piace. Domanda 5: minigonna o longhette? Dunque, se per longhette intendiamo sotto il ginocchio, non mi piace, preferisco una gonna che arrivi sopra il ginocchio. Però io non ho mai portato minigonne, quindi proprio corte corte. Di solito porto delle gonne che abbiano una lunghezza media, ma che arrivino comunque sopra al ginocchio. Domanda 6: jeans o pantaloni? Per le cose di tutti i giorni, per le cose diciamo più comode, sicuramente i jeans. Se però sono un pochino più elegante, perché magari una serata diversa, particolare, posso anche mettere dei pantaloni, magari dei pantaloni neri un po' particolari. In estate anche porto spesso dei pantaloni perché magari sono comodi, sono leggeri e non tengono troppo caldo, quindi anche in quel caso li porto. Diciamo un po' tutte e due a seconda delle occasioni. Domanda 7. Quante scarpe hai? Io ho tantissime scarpe, nonostante mia madre sia convinta che io abbia soltanto due o tre paia di scarpe, in realtà ne ho tantissime perché arrivo a toccare la cinquantina. Quindi ho quasi 50 paia di scarpe, che forse non sono tantissime per le grandi collezioniste di scarpe, però per una persona che ha la casa minuscola come la mia, vi assicuro che sono tante. Domanda 8: quante borse hai? Borse ne ho meno, ne avrò forse una decina, non le ho contate, perché non sono un'appassionata di borse, non è che mi piacciono tantissimo, comunque sì, ce n'è qualcuna che mi piace in modo particolare, la porto volentieri, però non ho questa necessità di comprare sempre borse. Domanda 9: ti curi molto nel vestire? Diciamo che mi curo abbastanza nel vestire, ci tengo comunque a uscire di casa in un certo modo, ad essere in un certo modo. Quindi sì, non so cosa intendano per molto, ma sicuramente io mi curo nel vestire. Domanda 10: brillantini o paillette, sì o no? Dipende, dipende cosa intendiamo, dipende dove vengono collocati. Se si intende nel make-up, ogni tanto mi piacciono, sui vestiti magari anche, però sempre senza esagerare, ovviamente. Abbini sempre gli accessori? Sì, io di solito li abbino.
cerco di fare magari una cosa carina dal punto di vista dell'abbinamento, collane, orecchini, sicuramente scarpe e borse, mi piace che siano abbinate, quindi sì, sono cose sulle quali sono anche un po' tedesca, devo dire la verità. Non mi piace tanto quando le cose sono fatte a caso, quindi una borsa a caso, delle scarpe a caso, mi piace sicuramente che l'abbinamento abbia un senso logico, quindi come colore, come magari tipologia, sì, sicuramente ci sto abbastanza attenta a queste cose. Scegli tre capi che ti fanno sentire fashion. Devo dire che io non ci ho mai pensato, sono sincera, perché io mi vesto sempre in base a quello che mi piace, a quello che mi fa sentire a mio agio più che fashion. Quindi non ho mai pensato a quali possono essere i capi che mi facciano sentire così. Mi verrebbe da dirvi le scarpe col tacco, perché secondo me sono fashion già per natura, perché comunque la scarpa col tacco è abbastanza fashion, slancia, è elegante, quindi sicuramente. Poi più che dei capi mi vengono in mente degli accessori, come ad esempio magari un cerchietto particolare, io a volte li porto, mi piacciono, quindi sicuramente anche quello. E poi magari quelle cose un po' particolari, tipo non so, i guanti rossi, magari ho un paio di guanti rossi che mi aveva regalato mia zia e che secondo me sono fashion, quindi insomma questi capi così un po' particolari. Però non ci sono tre cose in particolare nello specifico che mi facciano sentire fashion. Devo dire che io seguo un po' quello che mi fa sentire a mio agio e molto spesso mi rendo conto che mi sento a mio agio con delle cose che dalla maggioranza delle persone sono considerate eleganti e sofisticate, ma io in realtà le porto perché mi sento a mio agio vestita così, non perché io voglia essere fashion. Ma che vi devo dire, sono forse un po' fuori dal comune. Domanda 13. Cosa non ti piace vedere negli altri? Devo dire che io non mi interesso molto a quello che fanno gli altri. Credo che ognuno debba essere libero di vestirsi come vuole, come si sente a proprio agio. Quindi tacco, senza tacco, con la giacca, con la gonna, con i pantaloni. Per me non cambia nulla. Quello che fanno gli altri non è affar mio, ma è affare degli altri. Io guardo più quello che fa sentire a mio agio me, quello che mi dà fastidio magari vedere su di me, ma sugli altri io non saprei proprio cosa rispondere, ma perché davvero gli altri non sono una mia priorità di pensiero. Se parliamo di abbigliamento, ci mancherebbe, ognuno si veste come vuole. Poi domanda 14, tulle sì o tulle no? Devo essere sincera, io il tulle lo vedo benissimo per confezionare i confetti quando si fanno le bomboniere, ma nell'abbigliamento io lo vedo proprio poco, a meno che per tulle non si intenda magari un piccolo, ma proprio piccolo, accessorio che va a rifinire magari la manica di una camicetta, allora magari ci può anche stare. Però il tulle, secondo me, sta giusto bene nelle bomboniere, nei confetti, come vi dicevo prima. Però devo dire che il tulle non è una cosa che mi fa proprio impazzire, soprattutto poi quando si parla di abbigliamento. Quindi no, direi che tulle no. Bene, ragazzi, queste erano tutte le domande del tag. Io vorrei taggare tutti, perché secondo me è un tag che, siccome gira da un po', magari tante persone l'hanno anche già fatto. Quindi tagliamo tutti quelli che non l'hanno fatto, sono liberissimi di farlo. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.